Così come si evince dal report di oggi, resta l'Aquila la zona più colpita dai contagi e così la nuova ordinanza del presidente Marsilio prevede maggiori restrizioni da zona rossa in questa provincia. No, la novità particolare di questa ricognizione settimanale è che nella provincia aquilana c'è una forte preoccupazione, un incremento sensibile dei dati, peraltro con numeri che si avvicinano e in molti casi superano l'incidenza di 250. Pur tenendo conto del fatto che Pasqua, Pasquetta, come sapete, c'è stata insomma un paio di giornate con una scarsi numeri di tamponi e quindi anche di verifica, che vuol dire che dobbiamo con prudenza considerare la situazione anche peggiore dei numeri che oggi la descrivono. Per questa ragione, mentre sostanzialmente a Pescara e Chieti non vi sono più comuni in zona rossa, a Teramo ne residuano 3 o 4. Nella provincia aquilana invece una vasta area della Marsica, compreso Avezzano e dell'Aquilano, che comprende sostanzialmente la piana di Navelli e la valle Subequana fino alle porte dell'Aquila, Ogre, Poggio, Bariciano, verranno delimitati e messi in zona rossa a partire da lunedì.